Salve ragazzi, benvenuti anche oggi su Opinione di Luzio. Sono le 15:54 del 23 settembre. Anche oggi voglio parlare di un tema di attualità che ho riscontrato, diciamo, oggi stesso nel telegiornale, che è stata buttata lì come battuta, dicendo da parte di un noto esponente politico del SEL, Nicky Vendola, la sua voglia di avere un figlio, ok? Questo è il tema di oggi, sì, ebbene ve lo voglio dire, per le lesbiche attraverso la fecondazione artificiale fatta in altri paesi è stata già data la possibilità per una coppia lesbica di avere dei figli, ok? Naturalmente assai criticata nel contesto italiano da quello che sono le regole cattocristiane, ma quello che sta in fondo alle statistiche è che a livello cognitivo ed emotivo è provato che i figli cresciuti nelle coppie lesbiche hanno dato meno problemi, hanno creato molti meno danni rispetto agli stessi figli cresciuti in un ambito, diciamo, classico della famiglia cristiana, quella etero, ok, fatto di uomo e donna. Allora io mi voglio promuovere, aggiungere a Nicky Vendola, stimolarlo di farla come una sua battaglia personale, come 30-40 anni fa in America Milk voleva diventare un personaggio pubblico, un personaggio politico, pur essendo omosessuale dichiarato, e ha perso la vita per ottenere una poltrona, diciamo, di rilievo da politico che era. Logicamente oggi anche Nicky Vendola si dovrebbe esporre per le centinaia di migliaia di coppie di gay che sicuramente avrebbero il desiderio e vorrebbero esprimere la possibilità anch'essi di poter avere un figlio da crescere e da accudire, adottandolo naturalmente, perché non è come per la lesbica che possa avere la fecondazione artificiale attraverso il seme di un omosessuale, ma attraverso un'adozione a distanza di un bambino che sicuramente crescerebbe male, perché la maggior parte delle adozioni vengono fatte in paesi in via di sviluppo, dove questi bambini verrebbero lasciati alla fame, dove la speranza di vita sarebbe molto corta, e quindi logicamente lo dovremmo prendere innanzitutto come una possibilità di dare una famiglia e una vita a queste persone. Poi voi giudicate male magari questo concetto di famiglia, perché voi la famiglia la vedete stereotipata come quella che è il messaggio dell'avvenire, quello che è il messaggio del Vaticano, cioè no, che scandalo. Un uomo e una donna possono crescere un figlio, perché la donna fa da madre e l'uomo fa da padre, ma chi l'ha deciso queste cose, questi schemi logici? Penso che ormai siamo nel 2012, il concetto di famiglia penso che un po' si è sradicato, e comunque vedo che negli occhi di tutti i danni che si sono creati nei decenni di queste famiglie etero, creando, diciamo, milioni e milioni di persone che vanno al DSM, al CIM, al CSM, vanno al CERT, vanno dallo psicoterapeuta, fanno i vagabondi, vanno a incrementare i posti nelle Caritas e perdono la cognizione di se stessi. Allora perché non dargli la possibilità anche essi di poter educare un bambino? Sicuramente andate tranquilli che un gay, una persona omosessuale, per diventare tale si è messo in discussione, si è messo in gioco, ha messo a nudo le proprie fragilità, le proprie paure e quelle che sono le vere e proprie cose che emotive lo toccano, ok? Cose che gli etero spesso e volentieri non fanno, mascherano quello che sono le proprie intimità, le proprie interiorità, ok? Appagandosi da quello che sono gli oggetti che la società ci offre, internet, il cellulare, la macchina, i vestiti, lo stile di vita e il gruppo sociale di riferimento, tutte cose che poi nell'educazione dei propri figli, queste in maniera malsana si ritorcono contro, perché poi nascono dei figli ribelli, dei figli che non hanno voglia di lavorare, dei figli che si buttano nell'abuso di sostanze, dei figli che sono vuoti dentro. Allora vi voglio dire che l'omosessuale, per me, mia semplice considerazione, hanno la possibilità e gli dovrà prima o poi gli verrà data, forse io non sarò più in vita per quando verrà concessa questa, perché ci vorranno ancora decenni prima che entrare nella cultura di massa
il diritto del fatto che gli omosessuali, oltre che sposarsi, che in alcuni comuni già è permesso di essere delle coppie di fatto e sposarsi addirittura anche in comune, ma dare anche a loro la possibilità di essere delle figure genitoriali, ok? Perché logicamente anche nella coppia gay c'è sempre la persona che comunque sia mostra un proprio lato di femminilità e mostra l'altro un proprio lato di maschilità, e quindi non verrebbe a mancare i presupposti di comunque sia di avere entrambe le figure, ok? Perché logicamente verrebbe data amore in entrambi i canali, in entrambi i modi. È solo un fatto visivo di vedere due maschi davanti a te, ok? Ma non un fatto vero e proprio, ok? Che è quello più veritiero, più corrispondente alla realtà, cioè il fatto che una persona gay, cioè la persona che comunque si manifesta più femminilità nel proprio carattere, nella propria predisposizione, e il gay che naturalmente predispone più gli ormoni maschili, ok? Perché se non voi non sapete, c'è il gay comunque sia che è passivo e c'è il gay attivo, e quindi anche lì subentra sempre, anche nella costruzione della coppia gay, quello che sono le stesse meccanismi, gli stessi schemi logici della coppia etero, né più né meno. Poi sta di fatto che hanno i genitali tutti e due, ma questo non vuol dire nulla per il bambino, ok? Nulla, perché conta di fatto l'amore verso questo figlio che si adotta, e se loro lo vogliono adottare è perché gli vogliono dare amore, non che gli vogliono inculcare quello che è il loro gusto, il loro desiderio di appagamento sessuale. Non è questo, ok? Questa è una cosa malsana, contorta, che vi viene mandata e lanciata dai mass media, ma non è quella la realtà. Perché se voi conoscete bene il mondo dell'omosessuale, sono persone sensibili, sono persone che si toccano nei problemi reali della vita, sono persone che dedicano tutto se stesso per la realizzazione di ciò che gli piace fare, non si impongono come fa la maggior parte delle persone etero: faccio questo perché me l'ha detto mio genitore, faccio questo perché lo devo fare per ottenere qualcosa, faccio questo perché devo quello. Perché tutto ciò che viene verbalizzato con il verbo devo fare qualcosa parte poi in contrapposizione un qualcosa che comunque sia va a colpire di riflesso tutto ciò che sta intorno nell'ambiente familiare in cui esso vive. L'omosessuale, per me, nella mia semplice considerazione, lo torno ancora a ripetere, sono persone che partono col verbo voglio essere omosessuale, voglio una famiglia, voglio educare un figlio, voglio dare tutto l'amore che può dargli qualsiasi altra persona, ok? Donna con i requisiti, diciamo, di avere la fisicità da donna, ma non per questo, per loro, non avendo quei presupposti fisici, non glielo possono dare. Dove sta questa lettura? Voglio una base scientifica che mi dice che chi ha gli organi femminili ha la possibilità di essere madre, e chi non li ha non può essere madre, ma solo padre. Voglio sapere, uno scienziato, voglio sapere se c'è una tesi scientifica che avvalora questa ipotesi, ok? Per me non esiste, perché se voi andate a cercare su Google, niente c'è su tutto ciò, ok? Quindi perché precludere una porta a persone che naturalmente hanno bisogno anch'essi di valorizzare la propria coppia, costrutturarsi una famiglia, perché sono persone sane, ok? Dagli anni 80 che è stato considerato l'omosessualità che non è una malattia, che sono persone sane, consapevoli di ciò che vogliono, e quindi ormai dopo 30 anni è ora di dargli questa possibilità. Io ve ne parlo con il cuore e spero che Nicky Vendola si faccia promotore anche di questo, dato che non ha avuto peli sulla lingua di dichiarare di sì omosessuale e di avere un incarico politico, di essere uno dei leader del movimento Sinistra Ecologia e Libertà, di promuoversi anche in questo, di non provare remore o comunque sia restrizioni sulla possibilità della sua carriera politica, perché mi dispiacerebbe. Ok, io vi ascolto e vi voglio ascoltare, mandatemi un qualsiasi email e commentate sulle vostri pareri, i vostri giudizi e le vostre opinioni, perché quello è un modo per divulgare a 360 gradi a tutti quello che noi pensiamo e quello che noi vogliamo che ci sia. Arrivederci, siamo a Marzocca, cercatelo su Google Maps.